Di Vacanzelandia, ci troviamo a Cento, provincia di Ferrara, sì. E qui giochiamo in casa. Giochiamo in casa, qua abbiamo la tappa 23 del Noi con Voi Tour, in occasione del 100 Carnevale d'Europa, e abbiamo preparato il kit di benvenuto e la borsa del turismo di Cento. Quindi andremo a. Cosa c'è qua dentro? Cosa c'è qua dentro? Andiamo perché è turismo di Cento, devo dire che. Allora, c'è. Piantina di Cento, chi vuole venire a scoprire Cento? Poi abbiamo tanti Deppian. Perché è patria del Quercino, quindi sono i Deppian. E anche unite dal Reno, perché ci sono Cento, Pieve di Cento. Sì. Nonostante siano due province diverse. Esatto, due province diverse separate da un ponte sul fiume Reno. Poi abbiamo lui, il grande pittore Guercino, che è nativo di Cento. E c'è la Pinacoteca con ingresso libero, quindi gratuito con tantissime opere. Cartoline che rievocano temi carnevaleschi, libricini vari e una comoda piantina per visitare. Eccolo anche qua il Guercino che c'è in piazza. Visitare anche Pieve di Cento e infatti Finale Emilia. Cento, Pieve di Cento e Finale Emilia. Quindi chi arriverà avrà questo bel materiale turistico per poter visitare questa bellissima cittadina. Solo in occasione però della nostra tappa. Certo. Poi cosa diamo invece noi? A questa tappa rosso. Un simpatico e utile, una utile pochette, una borsina che può essere utilizzata come astuccio oppure da mettere tutte le cosine per il bagno. E all'interno i nostri coupon sconti, dove gli sponsor di Noi con Voi Tour mettono a disposizione sconti, coupon, quindi valore di soldi, cioè tante cose che possono far risparmiare le persone che vogliono anche acquistare accessori o andare in campeggi. Poi questa è una sorpresa bellissima, è un canovaccio che riproduce uno scorcio di Cento. Sì, è stampato. Ricamato, no, è no, sutelaio. È sutelaio, quindi questo qua dura a vita. Bellissimo, made in Italy tra l'altro. Quindi, bando alle ciance, noi andiamo a preparare l'accoglienza per gli amici Vacanzelandia che sono iscritti a questa tappa. Pronti? Partenza! E via! Ed eccoci qua al centro del parcheggio a noi riservato e guardate lo spettacolo! 32 equipaggi, uno spettacolo, che vengono da tutta l'Italia nord e centro, perché abbiamo dal Trentino, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, abbiamo un po' da tutte le parti, quindi un'ottima cosa. Sono venuti a passare il weekend con noi in questa tappa e anche a vedere lo splendido carnevale di Cento. Adesso ci sarà l'accoglienza, dove daremo il modulo di registrazione, il kit di benvenuto che avete visto prima e tante altre cose. Poi seguirà l'aperitivo. Tutto è pronto, ora inizia l'accoglienza degli equipaggi che sono tantissimi e c'è la distribuzione dei cartellini, così sappiamo tutti come ci chiamiamo perché ci guardiamo in faccia nel cartellino, e tutta la procedura di registrazione. Eccola qua. Ecco qua. Tra poco inizia l'aperitivo, come vi ho detto prima, e un aperitivo spettacolare, grazie anche ai camperisti che alcuni hanno voluto condividere delle cose extra, quindi ci sono anche queste sorprese alle tappe di Noi con Voi Tour.
Ed ora è arrivato il momento di incamminarci verso il centro storico per una bella visita guidata. Ecco qua, tutti pronti, andiamo. Eccoci in via del Guercino, stiamo iniziando la visita al centro storico di Cento, accompagnati dalla persona che per il comune segue la parte turistica e quindi ci aspetta una bellissima visita, giornata splendida di sole, ci sono 15 gradi, sembra di essere a metà marzo, fine marzo, invece siamo all'inizio di febbraio, il tempo è eccezionale, eccezionale per la visita ma forse non eccezionale per il clima, però comunque siamo qua e godiamoci di questo bel sole. Allora, stavo dicendo, nel nostro itinerario di carri di cartapesta facciamo finta appunto di essere carri e imbocchiamo Corso Guercino, da qui che inizia la vera e propria sfilata carnevalesca, quindi dal buco come abbiamo visto incrociamo un palazzo molto particolare. Eccoci giunti in piazza del Guercino. Spettacolare la piazza del Guercino di Cento con il palazzo del governatore, spettacolare. E questo è il famoso Guercino, pittore centese. E ora siamo arrivati al bellissimo teatro di Cento, che purtroppo è ancora chiuso per i danni del terremoto del 2012. Questo qua, spettacolare. Dentro è bellissimo, però purtroppo è ancora fortemente danneggiato e speriamo che presto possano recuperarlo. Ed eccoci qua la bellissima Rocca di Cento. Lo spettacolo dei burattini, è terminata la visita, quindi adesso c'è divertimento per grandi e bambini. Bravi, però mi raccomando, se il fagiolino c'è di voi, rispondete intanto altrimenti... Ecco qua, mia di carnevale! Che spettacolo! È giunta sera e ci stiamo preparando per andare al ristorante per fare la festa di carnevale con cena e spettacolo. Io sono vestito da paranoid, ci sono tante altre persone vestite, stasera ci sarà da divertirsi come dei matti. Ed eccoci arrivati al circolo degli anziani dove stasera ceneremo e entriamo dentro e ci sarà una cena spettacolare con proprio lo spettacolo. Eccolo qua, siamo già tutti posizionati a tavola e qua c'è il gruppo musicale che tra poco ci farà lo spettacolo. Spettacolo che siete, bravi, bravi! E qua che dobbiamo qua? Ecco, qua brindano senza di me, brindano. E qua brindano senza di me, belli, belli. Te è una maschera, diciamo, è un unicum in Italia, in quanto è l'unica maschera italiana ispirata a un personaggio realmente esistito, a un certo Luigi Tasini, che è nato a Cento nel 1812 e dopo la sua morte il popolo ha voluto che diventasse la maschera ufficiale di Cento. Lui vestiva sempre in abito da sera, con lo smoking, e aveva un animale domestico un po' particolare, aveva una volpe. Una volpe addomesticata che preferiva a sua moglie, decisamente, che non era né bellissima né tantomeno comoda. Infatti si chiamava Luigia la Guerza. Luigia la Guerza, che in dialetto vuol dire Luigia la... E lui preferiva...
poteva stare con questi gozzovigliare nelle osterie in compagnia della sua volpe, con la quale ci dice che la portasse anche a letto, da quanto ci volesse bene. Voi siete più giovani, l'ho detto prima appena entrato, cioè se andiamo a vedere sono il più vecchio, eh? Condividi? Quanti anni hai? Che non ci chiede mai? 59. Cazzo è di fiore. Oh, ma ci avessero ben 59, ma che bello vedervi qui. Fare che non è il discorso, è la cosa di vedere, quindi Vacanze d'Andia che sono qui i ragazzi, grazie, grazie di cuore che avete avuto questa iniziativa bellissima, ci siamo visti. E direi sindaco, tanto per dirvi, ci sono, ditemi se sbaglio, correggetemi, non dico tutti, però venite da Piacenza, Ancona, Sestri Levante, Torino, Modena, Grosseto, Venezia e tante altre località, vero o no? Dal film che non raccontiamo delle pippe qui. Grazie, grazie davvero, speriamo che domani passiate una bellissima giornata e poi rientrate serenamente nelle vostre famiglie. Grazie di cuore, buona serata, grazie.
il patrono, adesso come faccio a un attimo? Lo so bene, che lo so bene, lo fare, lo fare. Questa splendida domenica di carnevale sotto un sole spettacolare, ed ecco qua gente invasa dai camper. Questo qua è il nostro settore e qui c'è tutto il resto, il parcheggio occupato e anche qualche via limitrofa, quindi gente invasa dai camperisti per questa prima domenica del carnevale. Adesso distribuiamo, doniamo la foto del fotoricordo che abbiamo fatto in piazza a tutti i partecipanti alla tappa. Ecco qua la mitica fotoricordo della tappona, della tappona di 100 Carnevale d'Europa. Grande, grande foto. Ci troviamo davanti alla Rocca di Cento, la bellissima Rocca di Cento, e adesso andiamo dentro perché andiamo a vedere la rivicolazione storica. Dori nuove, qui a cena, entro le mura di codesta rocca, o si dir fortilizio, eretto per volere della diocesi di Bologna, commissionata all'architetto Antonio di Vincenzo nel lontano 1378. A suo nome. Vieni al mare qua. Ma che di passare? Voglio vedere un cardinale. Cardinale Aragoni, voi chi siete? Cosa volete?
abbiate con il conte Giovanni Bentivoglio, signore di Bologna, e desidero proferire col cardinale. Attendete qui, vado ad annunciarvi. Che udienza! A Bologna mi prometteste torre del Forcello e tenimenti circostanti. Ora il fatto mi è propizio per riscuotere quanto da tempo mi spetta. Fermate la vendita di tali tenimenti ed io vi rivelerò segreti vitali per vostra signoria. Don Leonardo, come essere certo dei vostri servigi, fidatevi di voi come fidarsi della serpe. Non siate ingiusto. Più volte vi siete servito delle mie femmine, grazie. Con il governatore delle antiche terre del Gambe Ardicento, come già ti trovi, c'entra il mio cospetto. Metterò a ferro e fuoco tutta la rocca, se non mi consegnate della rovere. A bocca asciutta dal Papa dovrete tornare. E attento, lo cardinale se n'è andato con un drappello di soldati. E anche lo governatore mio consorte ha una potente guarnigione, tante munizioni ed anche la guerra, a difesa delle genti di Cento, di codesta rocca e di tutti i forestieri che oggi convenuti. Lasciate in pace questa dimora, ora, prima che sia troppo tardi per voi. Pagherete per questo scherno! Guardia, ai cavalli, scendiamo dalla rovere! Quale cattiva sortita la sua dimora! Permettetemi sinceramente qui dinanzi il potere conferitomi dal governatore delle antiche terre del Gambero, io vi perdono. Mi pentite dunque? Sì, mi pento. Andate, siete liberi. Abbiamo vissuto una bellissima rievocazione storica qua nella Rocca di Cento, spettacolare Rocca di Cento. E adesso ci apprestiamo a tornare verso il camper, un veloce pranzo per poi rientrare e vedere il fantastico Carnevale di Cento. Ecco che si stanno posizionando i carri lungo la via principale e poi fra poco inizierà la sfilata. Tutti i carri pronti per la sfilata di carnevale. Eccoci qua in piazza pronti per assistere alla sfilata del Carnevale di Cento. Tanta gente è già presente, comunque spazi ce ne sono e fra poco inizierà a sfilare i carri. E si parte! Ed eccoci! Direzione Rio de Janeiro! Come on!
La cavalleria va! Patrizia! Po! In arte Patti! Alessandro Ravì! In arte Ramo! Chiudi gli occhi, accendi la luna. Sì, così, non si consente, non si consente, non si consente, non si consente.
Scanselandia con la bandierina si chiude la tappa. Bandierina messa insieme le altre, tappa 23, 100 Carnevale d'Europa, 3, 4, 5 febbraio 2023. Conclusa. Tappona. Tappona. È stata una tappa meravigliosa, tanti amici Vacanzelandia hanno partecipato, abbiamo fatto conoscere la nostra deliziosa cittadina, ne siamo orgogliosi, è stato un bellissimo fine settimana e purtroppo le belle cose finiscono. Però noi diamo un arrivederci alle prossime occasioni di incontro perché stiamo già preparando altre tappe. Ciao a tutti e bandierina messa, aspettiamo le prossime tappe. Ciao! Ciao!